No, ma il messaggio di Giancarlo Siani è diventato fortissimo, grazie alla Fondazione Siani, del fratello Paolo, adesso dei figli, ma anche grazie al Mattino. Ne discutevamo proprio oggi in redazione commentando questo nuovo libro per Giancarlo Siani, Dalla verità sul delitto al mistero dei dossier, che regaleremo ai lettori giovedì 23. Bisogna tramandare la memoria di Siani, bisogna tramandare il suo modo di fare giornalisti. Questo avviene nelle scuole, intitolando addirittura un club di calcio. Questo è bellissimo, perché vuol dire che la memoria di Giancarlo Siani si sta innervando dentro la società, non solo in campagna. I camorristi come i terroristi forse possono uccidere un giornalista. Purtroppo Siani non è stato l'ultimo giornalista ucciso, ce ne sono stati tanti altri, però non possono uccidere il giornalismo, non possono uccidere la voce, anzi, uccidendo un giornalista la voce si alza ancora di più. E questi sono i passi veri che si devono fare contro la lotta alla camorra. Il Mattino ha intitolato questo libro con un bel titolo, Per Giancarlo Siani, ma in realtà è Giancarlo Siani che ha fatto qualcosa per questa città, per questo nostro paese, e questo emerge chiaramente da questo libro, a cui io avrei dato forse un altro titolo, Giancarlo Siani Tempo secondo, perché noi abbiamo visto un primo tempo, quello del primo volume giornalista, in cui c'è la denuncia da parte di Siani e c'è la tragedia, il primo tempo. Per fortuna il secondo tempo è un tempo diverso, quello in cui il fiume carsico della verità che Giancarlo andava rintracciando, a un certo punto, dopo 8 anni di silenzio, viene fuori e da quel momento si sente di nuovo il ruolo del Mattino come coscienza critica, come coscienza storica della città. Io credo che Giancarlo Siani sia un modello straordinario di una modernità del giornalismo di inchiesta, quell'inchiesta giudiziaria che non si muove attraverso l'acquisizione dell'informazione a distanza, ma entrando nel territorio, assumendo direttamente le fonti, comprendendo i fatti come si sono sviluppati. D'altro canto, i suoi articoli erano il portato di una vera e propria indagine, un'indagine giornalistica di grandissima fondatezza, e d'altro canto il movente è stato poi individuato proprio nel suo lavoro, nel fatto di aver scoperchiato quel tavolo a tre gambe in cui politica, impresa e camorra erano i soggetti protagonisti delle illegalità che poi avvenivano attraverso l'assegnazione di appalti e il ritorno a una parte della politica con una camorra sempre più forte e arrogante.